sponsor, sembrava più che scontato che fosse prima in classifica. Poi viene il Latte Dulce e poi il Budoni, quindi tre squadre sarde. Invece nel girone E la prima è il Sansepolcro, la seconda è lo Scandicci e il terzo è il Trestina. Scusate, allora domenica, proprio a proposito di girone più equilibrato, domenica Sandro tu c'hai un cagnaccio, perché la Volunta Sporeto, da quello che ho visto nelle ultime giornate, ha iniziato a risalire la china. No, ma sta facendo bene lo Spoleto, e poi ha messo a tiro l'Arte Laziale, Città Castellana. Sì. Guarda, noi, anche se malgrado anche qualche mio dirigente è andato in televisione e ha detto che questa squadra gioca male, non mi ricordo, non che io ho fatto le ultime 9 partite e ne ho persa una. Sì, ho incontrato come. Pistoiese, Scandicci, Casa Castaldo, Arezzo, non ho perso con nessuno e ti dico una cosa, mi mancano 6 punti, perché lo Scandicci mi pareggia al 96esimo, la Pistoiese mi pareggia all'88esimo, il Casa Castaldo non ha mai tirato in porta, andatevi a vedere le interviste, e sto giocando con 6 under dall'inizio. Eppure è una sconfitta in casa col Sansepolcro, dove abbiamo deciso di far debuttare un portiere del 95. E non ci sono responsabilità di questo ragazzo, lo voglio precisare. Però ti sai benissimo, caro Marco, che nel calcio ci sono degli equilibri, e certi equilibri basta un capello che si sposta per far cadere tutto, tutte le certezze che tu hai. Stiamo parlando delle ultime 10 partite, dove io ho fatto 4 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. E stiamo parlando di una squadra che gioca male. Certo. Dove ha raddoppiato i gol fatti, perché adesso me la guardo che sta solito. Siccome la gente parla di falsità, perché nel calcio ci sono i risultati che parlano. Se io faccio 20 gol e l'altra gestione ne fa 10, la mia squadra ha fatto più gol. Se l'altra squadra a 12 partite fa 17 punti e io su 12 partite ne faccio 23, io ho fatto meglio dell'altra gestione. Perché in queste trasmissioni gestite dai soliti minestrali del calcio laziale fanno sempre il gioco dei loro compari? Date informazione, perché poi l'informazione è quello che 1 più 1 fa 2. Non è che 1 più 1 dipende se Pochesci è simpatico o Pochesci è antipatico o Pochesci non doveva allenare all'Ostia Mare perché il famoso conduttore si spaccia per essere amico e lui si spaccia dicendo in giro io faccio l'Ostia Mare, mando chi vuole. Anzitutto manca di rispetto alla proprietà, ma poi è anche scorretto nei riguardi di chi, ma non di Sandro Pochesci, perché io con quel personaggio sono 5 anni che non lo vedo, quindi quando prima invece, anzi 4 volte con la cena l'ho sempre pagato io, quindi, vabbè, questa è una costante con quel personaggio, neanche una persona corretta, perché di solito a cena io quando vado mi può fregare una volta una persona e lo faccio pagare la prima se è più anziano di me, ma se non è più anziano di me lui la prima non la paga mai. Io ho pagato 4 volte, poi purtroppo come tutti i minestrali sono abituati che se mangiano parlano, se non mangiano non parlano, ma queste sono cose piccole. Però il calcio non sta in mano a queste persone, presidenti, non vi fate coinvolgere, non vi fate ricattare, perché qui nel Lazio si vanno male le cose, proprio perché è diventato sia la stampa che la TV, le radio no, devo dire una cosa, le radio sono abbastanza imparziali, ma qui c'è proprio un monopolio di questi due personaggi che pensano di gestire il calcio laziale. Capito? Non va bene, soprattutto noi che facciamo della nostra professione una serietà. E no, perché sai benissimo nei dilettanti, caro Marco, non è che noi guadagniamo i miliardi e quindi possiamo sopportare certe infamità, perché per me queste sono infamità. Quando una persona distorce la verità, allora c'è un proverbio che a me mi hanno sempre insegnato, no? Che si dice, non dire le bugie, perché se no io dico la verità su te, chi sei? Perché io adesso mi comprerò un giornale, una pagina, e
e dirò la verità di questo di questi personaggi, perché io la verità la posso dire, perché è verità, non sto facendo un reato. Quando uno dice la verità non fa un reato, quando invece uno dice delle bugie può essere anche denunciato per calunnia. O mi sbaglio, no, caro no, Marco? Ma figura, ma proprio a questo proposito, oggi ho sentito, ho riavvolto il nastro, diciamo, di una della trasmissione di ieri, di questa pseudo, vabbè, la carta stampata ormai non esce più tutti i giorni, esce solo il lunedì e il martedì, e diciamo che quello che poi si è scritto anche sulla pagina nazionale del Corriere della Sera, hanno dall'idea, tagliato i viveri, come? Hanno tagliato i viveri hanno tagliato i viveri, quindi questo dà anche l'idea del personaggio. Poi un altro personaggio litiga con entrambi i personaggi, però poi per iniziare a fare qualche... Io ho parlato di Savoiardi in settimana, ne parlo da diverso tempo, perché chi sta nell'ambiente vede cose che non fanno bene al calcio, perché poi qualche cosa può anche succedere, ma fatta in questa maniera così vergognosa e spocchiosa, con questa arroganza, con la stessa arroganza con cui ieri è intervenuto in questa trasmissione dettando legge, con una persona di cui parlavi che magari faceva più il lacchè che che l'editore, ma questo è un altro discorso. Ne stanno succedendo. Sì. Noi possiamo parlare, no? Perché certe dinamiche le conosciamo e non abbiamo, purtroppo per tanti che non se lo possono permettere. Tu te lo puoi permettere, Roberto te lo può permettere, io me lo posso permettere di dire ciò che penso. Certo. Perché io penso che la libertà non ha prezzo. Io sono una persona libera, ho sempre pagato, io sto qui a Coverciano, ma ci devo stare 10 anni fa a Coverciano. E quando io facevo la domanda, da testimonianze da dentro, che scelta cagaggio, ma venivano dai miei amici dell'associazione allenatori del Lazio, dove non volevano che io facessi questo corso. Ma io 10 anni fa, caro Marco, ero l'allenatore del Lazio più quotato, con i risultati, non con le chiacchiere, con i risultati, con pane e mortadella, sono arrivato a un'espressione di calcio superiore a tutti gli altri. Ho fatto 2 anni di C, quell'anno io, se ci stavano delle cose regolari, siccome il nostro comitato regionale, ogni anno ha un posto per fare il corso a livello di meritocrazia, io pensavo che me lo potevo meritare. Sono andato tante volte a parlare, ho sempre trovato la porta chiusa. Ecco, io oggi ho preso la parola con Ligieri e ho detto questo corso purtroppo non lo dovevo fare a 50 anni. Perché io oggi ho scoperto tante cose che fanno bene, e mi sono anche incazzato con la nostra associazione allenatori del Lazio, dove non fanno stage, dove non fanno comunicazione, dove non fanno i corsi di aggiornamento. È una vergogna. Nelle altre regioni ogni 3 mesi fanno un corso di aggiornamento. Noi siamo venuti qui dentro, noi del Lazio, una figura di cacca. Ma sì, non sappiamo niente. Perché i metodi, le nuove terminologie di parola, i nuovi termini calcistici che girano nell'ambiente del calcio, noi diciamo i concetti sono quelli, ma le parole sono altre. Capito, caro Marco? No, ma perché bisogna pure finirla con questi dirigenti che fanno i dirigenti a vita, perché se noi andiamo a vedere, non è una critica solo nei confronti delle singole persone, deve finire questo gioco per cui uno sta seduto su questa poltrona e ci sta 20-30 anni e poi purtroppo non ci sta più per altri motivi, cioè per questioni, diciamo, dovute proprio purtroppo alla salute o altre, perché noi se andiamo a guardare a ritroso negli anni, ma quanti presidenti dei comitati regionali abbiamo avuto? Allora qui non è possibile, c'è un bisogno di ricambio in periferia come in Lega Nazionale Dilettanti. Ma che senso ha oggi, io dico, avere una Lega Nazionale Dilettanti, che l'Italia è l'unico paese, penso, che abbia una Lega Nazionale Dilettanti? Niente, caro Marco, ma quest'anno ci sono già 3 squadre fallite in Serie B che sono partite e non hanno finito il campionato, Marco, e ci sono da dati qui dentro Coverciano, il 60% delle società di Lega Pro che non sono idonee per il prossimo campionato. No, perché ricordiamo, il prossimo anno ci unica una cosa seria, però come inizi paghi 700.000 euro di fideiussione. Bravissimo, ma no, ma aspetta un'altra cosa. Ma ti ricordi che 4 anni fa, quando hanno ripescato tutte quelle squadre, tra cui Latina e Pomezia, mettendo una fiduzione di 200.000 euro a fondo perduto? Esatto. Ripescarono la bellezza di 30 squadre, 6 milioni di euro. Lo sai dove sono andate a finire qui? Beh, probabilmente nella sede nuova, nella nuova sede di Piazzale Flaminio, no? Basta, hai capito. Eh beh, cioè, allora, io ti voglio dire questo.
noi quei 6 milioni di euro l'avevamo data alle nostre società e magari invece di pagare la fiduzione tutte 196 le squadre, no? Per un anno non pagavano la fiduzione perché giustamente sono stati dati, perché quei soldi non devono andare alla Lega Pro, quei soldi sono stati fatti e dati da squadre dilettantistiche. Allora, perché qui è sempre il pesce grande mangia il piccolo? È possibile che in Serie A 26-30 milioni di euro, in Serie D non neanche una briciola? È possibile che noi dobbiamo, a livello di settore giovanile, io con la mia scuola calcio quest'anno è aumentato, diminuisce tutto in Italia, aumentano i cartellini dei bambini da 6 euro a 15 euro, una cosa 17 con l'assicurazione. Io l'altro anno ho speso per 200 bambini di scuola calcio 3.000 euro di cartellini. Roberta dice 17 con l'assicurazione. Quest'anno ne ho spesi 6.000. Certo. E perché, scusa, l'omologazione del campo ogni quanti anni? Ogni 5? Che la commissione. No, ogni 4 anni io ho speso per Tortella Mora, che mi scade nel 2018, 4.000 euro. E ti fanno pagare la penale solo per un loro problema, perché ovviamente l'omologazione avviene in ritardo perché loro non hanno il personale adatto, che poi viene e ti dice vabbè, ok. Ma un campo sintetico lo sai quanto costa? Costa 250.000 euro solo il sintetico, non parlo di fondo, eh. Sì, sì. Se fai il fondo l'irrigazione, tutto quanto ti vengono a costare 400.000 euro. Ma io 400.000 euro che pago e ogni 4 anni devo dare 4.000 euro. Ma quando l'ammortizzo, ti dirò una cosa, tutti i campi che vedi per Roma che sono stati fatti, io li voglio rivedere adesso, tra 6-7 anni, perché durano quelli i campi, 6-7 anni, io voglio vedere quante società si possono permettere di fare il campo sintetico, te lo dico io, ritorneremo tutti con i campi interrapattiti. Ma certo, anche perché basta guardare il campo di Civitavecchia, che c'ha qualche anno, è uno dei campi di prima generazione ed è pericolosissimo perché sotto al sintetico non c'è più il fondo e quindi uno va nelle buche e ogni anno viene data l'omologa a quel campo, che non si sa per quale motivo, c'è la temporanea per la durata del campionato, ma è di una pericolosità unica. Tu ci hai fatto diverse esperienze, diverse partite, è veramente una moquette quel campo, pericolosissimo quando piove, durissimo, un campo che non ha più gommini, è un campo dove veramente c'è il pericolo che un giocatore si possa far male, però ci sono le deroghe, ogni anno c'è una deroga, non va bene. Non va bene, ma questo è un sistema, Marco, un sistema sbagliato per te. Allora, a me mi hanno insegnato una cosa: se tu vuoi fare le cose bene ci vuole un ricambio. Nel calcio non c'è ricambio, è come la politica, sono sempre gli stessi. Noi giriamo, sono sempre gli stessi. Beh, poi mi permetto di dire, però per la politica un po' ci provano qualche cosa, poi alla fine un po' per mosse, ma lì è proprio il silenzio degli innocenti, assolutamente. Non si può criticare, se critichi sei finito. Provo un attimo a andare lì su via Tiburtina e entri dentro e capisci tante cose. No, ma ci sono delle scrivanie occupate, vuote, gente di 70 anni che gira, con tutto rispetto, nel senso che non hanno più neanche la voglia di fare certe cose, è una sorta di ministero. No, ecco. Però la colpa è dei presidenti, perché delle società, sono d'accordo. Hanno un voto e non riescono a organizzarsi per fare un cambiamento, questo cambiamento che deve esistere. Per esempio, io non vedo l'ora di finire questo corso perché voglio andare a trovare i responsabili del Lazio e voglio capire perché nel Lazio non vengono fatti questi corsi di aggiornamento. Voglio capirlo, perché nelle altre regioni qui li fanno tutti, perché io ho parlato mi sono confrontato con altri ragazzi che stanno facendo il corso con me e loro ogni 2-3 mesi fanno dei corsi di aggiornamento. Addirittura a Coverciano manda nelle dovute sedi dei presidenti di regione, vanno degli allenatori che stanno magari... In campagna chiamano gli allenatori a casa per ricordargli che devono fare il corso di aggiornamento. Gli danno le date. Esatto, Roberta. Io Roberta la sento a tratti, però. No, noi la sentiamo. Roberta, ci sei? Sì, no, dico, è solo una questione di organizzazione che probabilmente non c'è. Capito, e non ci vuole essere. Sta rischiando questo, perché non facendo i corsi di aggiornamento non vorrei che poi viene commissariato il Lazio. Se viene commissario del Lazio, che ho saputo che ha già una diffida, e poi sappiamo anche i rapporti tra Olivieri e il nostro presidente regionale, Alberico Marchesi, non vorrei che noi nel Lazio ci troviamo che siamo senza presidente, perché può accadere. Certo. Lo dico in tempi non sospetti.